30, a fine degli anni 70, primi anni 90, la storiografia un po' si è interrogata in generale sulle origini della rinascita della scultura e su questo problema appunto della raffigurazione tridimensionale. Ed è interessante vedere come i primi esempi di crocifisso, inteso come crocifissi appunto tridimensionali, nascano proprio in età carolingia. Questo non è del tutto casuale, perché è proprio in età carolingia che il pensiero teologico pone molto l'accento proprio sul corpo di Cristo. Tutto questo è legato naturalmente al... Senti da fastidio, si dire, è un po' agitazione, ma tanto... Allora, adesso non vorrei insomma entrare troppo nello specifico. Comunque, già intorno al VI secolo, VII secolo, si inizia a considerare l'Eucaristia, l'ostia consacrata, come il corpo reale di Cristo. Ma è soprattutto con l'età carolingia, dicevo appunto, che si afferma proprio questa attenzione fisica quasi nei confronti della corporeità. E questo è importantissimo e che ha anche dei risvolti liturgici nell'allestimento liturgico. Voi sapete che in età carolingia anche si vengono a definire una serie di norme liturgiche e di allestimento dello spazio liturgico che è centrato ovviamente sulla figura del crocifisso. Se ci sono domande mentre parlo, interrompo.